In questo numero, una partigiana al portico d'Ottavia, storia di Elena di Porto. L'etere di Yuval Avital, la verità nascosta delle cose. Fuga dei cervelli, gli intellettuali nell'Italia fascista. C'era con noi una donna, di cui non ricordo il cognome, in piazza era conosciuta come Elena la Matta, perché era separata dal marito, fumava, giocava a biliardo, andava alla partita, insomma faceva tutte quelle cose che all'epoca le donne non facevano. In più era una vera rivoluzionaria, non aveva paura di niente e di nessuno. Quando i fascisti si avvicinavano al ghetto, lei andava loro incontro, li provocava, li insultava, spesso finiva a botte, così dava il tempo ai nostri giovani di scappare. Una popolana ribelle che nel periodo più buio per gli ebrei romani si comportò da vera e propria eroina e che cercò invano di avvertire gli abitanti di Piazza Giudia della razzia del 16 ottobre. Mia madre ci aveva talmente paura che lei in continuazione affacciava la finestra che dava sul portico d'Ottavio. Se non che quella mattina cominciò a sentire una signora che la chiamavano Elena la Matta, poveraccia, che non era matta per niente perché era molto rumorosa. E questa cominciò a dire: scappate, iudei, ecco, questa è una parola, iudei, scappate che ci prendono i tedeschi. Il che mamma si affacciò e cominciò a vedere la fila di queste persone che già avevano prelevato. Si chiamava Elena di Porto, la conoscevano tutti per il coraggio che c'era nel quartiere. Elena di Porto nasce nel 1912 in questa casa al numero 1 di via del Portico d'Ottavia, in una famiglia umilissima. Si sposa molto giovane con Cesare, anche lui di Porto, uno dei cognomi più diffusi tra gli ebrei romani. Hanno due figli, Angelo e Settimio, ma presto si separano per le mancanze di lui e per lo spirito ben poco accomodante di lei. Una delle cose che la portò poi ad avere dissidi con mio nonno, con il marito, era proprio il fatto che mio nonno non era molto portato nel lavoro. Mi fu raccontato un aneddoto dove dopo l'ennesima volta che mia nonna diceva a mio nonno di darsi da fare, lo trovò in un'osteria che stava lì a bivaccare e da lì nacque una lite. Ci fu una colluttazione e mia nonna, nell'impeto della rabbia, diede 4 coltellate sulla gamba del marito. A causa delle sue intemperanze, Elena viene anche ricoverata a Santa Maria della Pietà, il manicomio romano. Animo ribelle per natura e insofferente ai riti e alla retorica del fascismo sin da prima delle leggi razziali. Elena si è trovata ad avere diversi scontri fin dal 1934 con i fascisti, però non è mai apparsa una persona politicizzata. Il questore di Roma, Palma, quando la spedisce al confino, la qualifica come una persona che, proprio testualmente, che non è antifascista, non le piacciono i fascisti. La sua vicenda per molti anni è rimasta nell'ombra. Oggi è possibile ricostruirla anche grazie ai documenti e ai verbali di polizia conservati nell'archivio centrale dello Stato. Particolarmente interessanti, direi, sono le informative che la polizia inviò circa alcuni episodi che videro coinvolta proprio Elena e il suo fascicolo personale, cioè il fascicolo che la stessa polizia impiantò e che servì per raccogliere tutte le informazioni sul suo conto. Oggi questi documenti ci permettono di ricostruire con una certa accuratezza proprio la sua vicenda, chi fu Elena di Porto, cosa fece e perché oggi possiamo considerarla un simbolo per gli ebrei romani e non solo. Dal settembre 1938 il regime emana le leggi razziali. Gli ebrei sono espulsi dalle scuole, dal pubblico impiego, dalle professioni. La persecuzione contro la minoranza ebraica è ormai stabilita per legge. Elena non accetta l'ingiustizia, è sempre più irrequieta, fino all'episodio che causerà il suo arresto nel maggio del 1940. Come emerge da una nota della Questura di Roma, Elena di Porto intervenne il 14 maggio 1940 in difesa di un anziano ebreo
aggredito da una squadraccia fascista a Piazza Giudia, quindi in pieno ghetto, e che era stato sorpreso con l'Osservatore Romano in tasca. L'Osservatore Romano era in quel periodo un giornale considerato di opposizione al regime ed era spesso molto critico nei confronti del regime fascista. Elena non solo difese l'anziano lettore, ma fu aggredita dalla squadraccia, si difese, colpì uno di questi fascisti e si barricò in casa, distante pochi metri dal luogo del fatto. Fu poi costretta a consegnarsi prima ai fascisti e poi alla questura di Roma, che la trattenne per un paio di giorni. Elena viene mandata al confino, provvedimento con il quale il regime allontanava oppositori ed elementi indesiderati. A parte qualche permesso per motivi familiari, passerà lontano da casa 3 lunghi anni in diverse località della Basilicata e delle Marche. Lei arriva a metà agosto del 43, liberata dal confino, e cerca di reinserirsi in una comunità dove a questo punto il suo ruolo è stato completamente rivalutato. Lei ha l'aura dell'antifascista e appare una capopopolo, quella che più aveva cercato di contrastare fisicamente, proprio in vari scontri fisici che aveva avuto, i fascisti. E quindi è una figura che ha una sua popolarità e in qualche modo cerca di usarla. Quando Elena rientra a Roma, il fascismo è già caduto. Mussolini è stato arrestato. L'8 settembre del 1943 il maresciallo Badoglio proclama l'armistizio e i tedeschi occupano l'Italia del centro-nord. Il 9 settembre nella capitale infuriano i combattimenti tra tedeschi, pezzi del Regio Esercito allo sbando e civili insorti. La città è nel caos. Un gruppo di giovani ebrei tenta di armarsi dando l'assalto a 2 armerie. Il rapporto della Questura di Roma del 9 settembre 1943 racconta che Elena Di Porto riuscì a raccogliere intorno a sé una folla di circa 100 ebrei e operò l'assalto di un'armeria a Piazza Cairoli e forse anche di una seconda armeria poco distante. Le carte della polizia testimoniano senza dubbio che a capeggiare la massa fu proprio Elena Di Porto, che evidentemente era riconosciuta come guida carismatica da parte dei suoi correligionari. Non riescono a forzare la saracinesca perché arrivano immediatamente i soldati e li fermano, fanno alcuni arresti, ma alla fine solo Elena viene trattenuta, forse perché generosamente si assume lei tutta la responsabilità di quello che è successo. È in pratica l'unico episodio di insorgenza collettiva in cui siano coinvolti collettivamente gli ebrei italiani. Elena viene scarcerata alla fine di settembre, pochi giorni prima della razzia del 16 ottobre 1943. Quello che so io è che lei, avendo dei contatti con la Resistenza, era venuta a sapere di questa informazione, una tragica informazione, che da lì a poco i nazisti sarebbero venuti a fare il rastrellamento nel ghetto ebraico. Poi in più ebbe la conferma da una sua parente che lavorava a servizio in casa di un carabiniere. Giungeva invece la sera di quel venerdì 15 ottobre una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava alla bocca. È venuta di corsa da Trastevere, poco fa, da una signora da cui ha mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco e questo tedesco aveva una lista di 200 capifamiglie ebrei da portar via con tutte le famiglie. Lei lì ebbe la conferma, perché ha unito le due informazioni, lì a quel punto non ha avuto più dubbi. Credetemi, scappate, vi dico, vi giuro che è la verità sulla testa dei miei figli. La verità. Chissà cosa le avranno detto e chissà cosa avrà capito.
quelle risate, quell'incredulità la esasperano, la mandano in escandescenza, in male parole. Ve ne pentirete. Se fossi una signora, voi mi credereste. Ma perché non ho una lira? Perché porto questi stracci? E nel mostrarli rabbiosamente li straccio ancora di più. Raccontano alcuni testimoni che dopo gli incitamenti alla fuga e dopo aver messo in salvo i figli, Elena riesce a sottrarsi all'arresto, scappando nel Dedalo di Viuzze intorno al portico d'Ottavia. Ma poi decide di consegnarsi. Non può lasciare la sua gente in balia dei tedeschi. Quella mattina, quando i camion si divisero in 3 scaglioni per far salire gli ebrei, essa andava da un camion all'altro portando aiuto a tutti. Una parola buona per tutti, dice: state tranquilli che non è niente, se fa un viaggio così, ci portano a lavorare, ma non ci fanno niente. Portavo coraggio a tutti. A un certo momento vide la cognata, salì con 4 ragazzine attaccate alle gonne, sopra un camion, si precipitò da qua a parte e disse: dammene uno, te lo porto io, anche questo è mio figlio. Ma vattene, ancora te può salvare, ha salvato tuo figlio. I figli stanno già in salvo, dammene uno di questi. Io vengo con voi, ci aiuteremo a morire. Elena viene condotta al collegio militare di Via della Lungara insieme agli oltre 1000 ebrei arrestati nella razzia. Portati al collegio militare, Elena diventa un numero come gli altri. Si è illusa di poter far valere la propria esperienza nella deportazione fascista che aveva subito in precedenza. La tedesca funziona diversamente, è mirata fin dall'inizio a un'eliminazione fisica degli ebrei. Era seduta vicino a me, mi mostrò una logora valigetta tutta scorticata, piena di pacchetti di sigarette. Vedrai se timmia. Appena finisco l'ultima sigaretta ti faccio vedere io che succede. Purtroppo ci portarono via prima che le sigarette fossero tutte fumate. E così non ci fu più la piccola rivoluzione del ghetto di Roma. Il treno che porta gli ebrei di Roma ad Auschwitz arriva in un momento in cui il lager è strapieno di deportati, non c'è bisogno di forza lavoro aggiuntiva e quindi vengono quasi tutti eliminati all'arrivo praticamente. Elena è tra questi, per cui lì si conclude la sua esistenza, non è riuscita a portare l'aiuto alla sua gente che lei sperava di riuscire a portare ancora una volta. A Elena è stato di recente dedicato un albero nel Giardino dei Giusti a Villa Panfili a Roma ed è ricordata nella targa marmorea fissa su un muro del Tempio Maggiore insieme ad altri partigiani e combattenti ebrei che diedero la vita per lottare contro il nazifascismo. Quella di Elena Di Porto è effettivamente una storia straordinaria. Da una parte è caratterizzata dalla miseria, dalla emarginazione sociale, dalla persecuzione razziale, ma è soprattutto una storia di coraggio, di generosità, di altruismo estremo e di resistenza.